E noi rimaniamo in tema incendi con un altro contributo. Ora ci colleghiamo con il nostro esperto Giovanni De Palma, che già vedo pronto, per sapere se e in che misura le condizioni meteo previste per i prossimi giorni influiranno su quanto accaduto. Buon pomeriggio, Giovanni. Ciao Paolo, buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. Beh sì, la situazione meteorologica sta poi per cambiare, non nell'immediato quando avremo ancora condizioni di tempo stabile, ma soprattutto nei prossimi giorni. A partire da giovedì interverrà una perturbazione atlantica che porterà delle piogge, venti in rinforzo, quindi anche un certo rimescolamento delle masse d'aria. Velocemente andiamo a vedere quello che sta accadendo. Questa è un'immagine di stamattina alle 11 che mostra l'arrivo di questi corpi nuvolosi che precedono l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Ma focalizziamo l'attenzione sui venti. Adesso, mai come in questo momento, situazione da monitorare. Queste mappe ad alta risoluzione del sito Weather Information Abruzzo ci mostrano la presenza di venti da sud-est, correnti di scirocco, soprattutto lungo la fascia costiera e collinare nelle prossime ore, di debole intensità, intorno ai 10-12 nodi, con raffiche localmente intorno ai 15 nodi, quindi est-sud-est nelle prossime ore. Poi nel nottata ci sarà un'attenuazione dei venti, con le classiche brezze di monte verso le zone di mare, quindi si invertirà un pochettino la direzione del vento. Stessa situazione la ritroveremo nella giornata di domani, ancora deboli correnti orientali o sudorientali, ma inizia a rinforzare il libeccio sulle zone interne poiché si avvicina alla perturbazione atlantica. Invece nelle prossime ore avremo condizioni di tempo stabile con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sia sull'Abruzzo che sul Molise, ma con nubi in aumento a partire dall'Alto Aquilano e il Teramano in serata e nottata, nubi medio-alte stratificate che non porteranno precipitazioni. Venti previsti nella giornata di giovedì, si forma un minimo di bassa pressione sulla Toscana e sui mari occidentali, venti di libeccio in rinforzo, dapprima lo scirocco, forti venti di scirocco, ma anche poi forti venti di libeccio e il garbino sul versante adriatico, in attesa, per concludere, dell'arrivo di questo peggioramento previsto proprio nella giornata di giovedì. Nel pomeriggio e nella serata di giovedì la perturbazione atlantica interverrà sulle nostre regioni centrali, ad iniziare dalle zone interne dove sono attese piogge diffuse, ma le piogge si estenderanno anche sul versante adriatico in serata e nottata e poi nel corso della giornata di venerdì. Insomma, cambia la situazione meteorologica, fortunatamente avremo un rimescolamento delle masse d'aria dei bassi strati nei prossimi giorni.